La coscienza di sé è l'elemento fondamentale per riconoscere la resistenza, quella che diamo la R maiuscola, che vogliamo che faccia parte della storia. E la coscienza di sé è ciò che ancora oggi disturba di più nelle donne. A pochi giorni dal 68esimo anniversario della liberazione, vogliamo parlare della resistenza come di una condizione permanente delle donne e madri che si ribellano al fascismo nelle sue diverse forme, passate ed attuali, dalla tortura all'omicidio, dalla violenza alla negazione dei diritti. La resistenza, quella con la R maiuscola, è un salto. Per la prima volta noi diciamo: scelgo di stare da una parte. La domanda che ci facciamo è: ma tu da che parte stai? E noi diciamo: sto contro il fascismo, sto contro il nazismo. Ricordare Leda è un po' ricordare quella lotta per i diritti, è ricordare un amore vero, un amore profondo verso tutte le creature, soprattutto le più deboli. Siamo qui, siamo donne come tutte le altre, donne, sorelle, madri. A differenza delle altre, l'unica cosa che ci differenzia è che noi hanno ucciso un figlio, un fratello, e come le partigiane di ieri, anche noi abbiamo deciso di scendere nelle piazze, di lottare, di affrontare le proprie battaglie, pur di arrivare alla verità e giustizia che uno Stato caino e fascista ha voluto nascondere e deviare. Quello che ci è successo certamente nessuno di noi l'ha cercato, però abbiamo una responsabilità forse che siamo noi stessi ormai, siamo testimoni viventi di quello che può accadere e che forse resistendo possiamo fare in modo che non accada mai più. Nel reparto c'erano delle telecamere che riprendevano tutto quello che avveniva all'interno e da lì abbiamo visto che mio zio è stato letteralmente torturato. Abbiamo dovuto lottare per trovare la verità e la verità è venuta fuori alla seconda riesumazione, però purtroppo ci troviamo a combattere con un pubblico ministero che di verità non ne vuole sentir parlare, ma non verità... una verità che lui copre le forze dell'ordine. Abbiamo versato tante lacrime che potremmo allagare Roma. Purtroppo ci tocca prendere l'eredità dei nostri figli e dei nostri fratelli e andare avanti. Un figlio, una figlia, non ha un prezzo. Non ho niente da temere perché mi hanno già tolto la vita. Devo usare ogni mezzo possibile per fare emergere la realtà dei fatti. Non si trattava solo di Carlo 12 anni fa, si trattava di Genova, si trattava di un massacro in piena regola e bisogna lottare insieme. E la nostra battaglia andrà avanti. Per tutti quei ragazzi che come lui sono stati massacrati e sono morti, sperando che questo non debba più accadere, che in Italia finalmente ci sia una legge contro la tortura. Non dite mai a me non può succedere, perché succede proprio alle famiglie più comuni. E queste cose penso che se ne debba parlare di più. Loro vogliono tenere nascoste certe cose, assassini legalizzati. A 10 anni dalla sua scomparsa, più di 10.000 persone sono venute a Milano da tutta Italia e dall'Europa per urlare e testimoniare che Dax è vivo e lotta insieme a noi e che le sue, le nostre idee non moriranno mai. Ciao Dax. Libero e ribelle. Cambia todo can, cambia todo can, cambia todo can.
che la resistenza sia finita alla fine della seconda guerra mondiale, adesso noi vi leggiamo una cosa che vi dimostra che invece purtroppo la strada è ancora lunghissima. Abbiamo scelto di leggere questa pagina scritta da una mamma specialissima di straordinario coraggio e intelligenza, si chiama Stefania, è la mamma di Renato Biagetti, che è un ragazzo che è stato ucciso a coltellate da due fascisti dopo una festa in spiaggia, cioè quando nel 45, no? In spiaggia a Focene la notte tra il 26 e il 27 agosto 2006. La signora Stefania è la fondatrice di Madri per Roma Città Aperta e, come le Madres della Plaza de Mayo, ha raccolto anche lei il testimone delle idee di suo figlio. Questa è una lettera che ha scritto lei per denunciare la normalità del male, questa appunto impensabile normalità con la quale accettiamo il male, ce lo facciamo passare davanti e ci sembra tutto normale. La lettera l'ha scritta lei, è come se parlasse suo figlio Renato. E inizia così: mi chiamo Renato Biagetti. A me i fascisti non fanno paura, non mi hanno mai fatto paura, nemmeno quando mi hanno ucciso. Quelli che mi fanno paura sono quelli che non dicono niente, non vedono niente e non sanno niente. Quelli che ancora pensano che queste sono ragazzate, oppure quelli che pensano che quelli come me, beh, se la sono andata a cercare. Quelli che dicono che è folklore, bandiere nere, svastiche, saluti romani, folklore, come i ballerini col tamburello, con le processioni con il santo, quello dei santi con appesi serpenti, folklore, fenomeni marginali, quelli che pensano che siano sacche di delinquenza, risse tra balordi, e poi via, tre righe in cronaca, e intanto si riscrive la storia, si mischiano i morti, si dimenticano cause, ragioni, e io sono morto per loro, non per voi. Sono morto per loro e a loro continuo a pensare. È tutto così assurdo, un brutto film, uno di quelli in cui la sceneggiatura proprio non gira, eppure in quel film io ci abitavo, come ci abitate voi. Un paese che ancora non si è stufato delle morti come la mia, un paese in cui tutto è normale, anche morire fuori da una festa di musica reggae. 8 coltellate. Una è stata così forte che addosso mi è rimasto il segno del manico del coltello. Tutto normale, anzi, normalissimo. Cosa c'è di strano? Si comincia sempre così. Io di questo ho paura. And we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall.